Se rinunciamo alla dipendenza dal petrolio, dunque da paesi che abbiamo visto sono instabili o sono diventati nemici dell'Occidente, rischiamo di diventare dipendenti dalla Cina, per le terre rare e la produzione delle batterie elettriche. E questo è un aspetto che forse va ricordato. Oggi non fare considerazioni geopolitiche di fronte alla più grande trasformazione del modello socio-economico-industriale in atto negli ultimi 50 anni, secondo me, è pericoloso ed è folle. Se noi guardiamo i dati, la dipendenza dell'Unione Europea dalla Cina negli ultimi anni, e grazie anche a causa di questa transizione verde, è aumentata drammaticamente. E io da più tempo denuncio il fatto che se abbiamo visto i problemi di decoupling dal gas russo, in caso di tensioni o addirittura di guerra con la Cina, quello che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto con la Russia sembrerà uno zuccherino.